Oggi Snam presenta una roadmap verso il net zero al 2050 che avete definito chiara e credibile. E su cosa appoggia questo piano? Allora, intanto su chiarezza e credibilità, che vuol dire cosa? Vuol dire trasparenza, e quindi indichiamo i numeri di riduzione delle emissioni, di capex, quindi di investimenti che ci stanno dietro, di leve che utilizziamo, diamo una disclosure di come si riduce anche quello che si chiama lo scopo 3, che è quindi quello che non è di diretto controllo dell'azienda. Quindi trasparenza e chiarezza vanno in abbracciati a quantificazione e condivisione, e ovviamente quando si comunicano dei numeri nel tempo, poi bisogna dare conto che questi numeri vengano fatti nel tempo, e quindi anche qui chiarezza e quantificazione. Avete posto l'accento sulla resilienza del vostro business, che si poggia sul numero di molecole. Cosa rende il vostro business resiliente? Allora, il punto fondamentale è il business model di Snam, così come degli altri TSO, è di dare, garantire capacità e accesso alle reti. Capacità, che cosa vuol dire? Vuol dire che in situazioni di massimo utilizzo noi siamo in grado, in quel giorno, in quella settimana di massimo utilizzo, di garantire la capacità. Quindi è già un punto fondamentale di non dare per scontato che è legato ai volumi, ma è legato alla garanzia di capacità. Questo è un primo punto. Secondo, la resilienza consiste nel fatto di avere delle reti aggiornate, che funzionano bene, che sono tecnologicamente avanzate, che sono sicure per la popolazione, perché ci lavora, che minimizzano la fuga di gas metano, che anche quando si fanno gli interventi operativi e si apre un impianto, il gas metano che esce venga recuperato e ricompresso e reinserito nella rete. Poi queste reti devono essere future proof, ovvero capaci di portare non solo metano fossile o biometano, che la molecola è la stessa, ma anche altri gas, in particolare l'idrogeno. L'idrogeno è un gas difficile, e quindi noi valutiamo che il 99% della nostra rete già oggi sia in grado di portare idrogeno, e 70% senza neanche un abbassamento della pressione. Ora, ci sono le pipeline, poi ci sono le centrali di spinta, poi ci sono lo storage. Ecco, tutta la catena deve essere capace e adatta ad accogliere ad un certo punto anche idrogeno. E poi CO2, ecco, ci sono alcune sezioni della rete che, anziché portare dei gas energetici, portano un gas di scarico che può essere intombato, conoscete il processo di Ravenna, oppure riutilizzato eventualmente per scopi di utilizzo. Quindi la versatilità è la chiave della resilienza. E secondo punto della resilienza, sono un po' lunga, ma è il fatto che anche in una rete con grande share, grande parte di energia rinnovabile, quindi elettricità generata da rinnovabile, anche lì ci vuole una e il gas in Italia, altre tecnologie altrove, però il gas è quella sicuramente più cost effective, servono per bilanciare la variabilità delle rinnovabili e poi fornire appunto questo servizio di variabilità. A termine, il gas fossile che può essere utilizzato per questa applicazione di power generation sarà abated, quindi sarà dotato di cattura del CO2 e di intombamento.